tempo. Questa è la prima, diciamo, iniziativa sull'ambito tematico del turismo sostenibile di condivisione che facciamo con le istituzioni. Noi fin qua abbiamo realizzato, i nostri consulenti, Smeralda Tornese in particolare, ha realizzato uno studio su quelli che possono essere i possibili percorsi. E questo, quello che vi sottoporremo, diciamo, è la logica che si è utilizzata e alcune risultanze. Diciamo, da questo poi scaturiranno successive azioni con interventi diversi per strutturare, per identificare i percorsi e per facilitare la fruizione del territorio ai turisti. Questo nostro piano, questa nostra attività prevede molti momenti di condivisione con tutti gli attori, con tutti i soci e questo ne è un esempio. Questa è una riunione, la prima che facciamo per l'ambito tematico del turismo sostenibile, Tour Terre Verdi Teramane, dedicata esclusivamente alle amministrazioni. Ci tenevamo a fare questo primo incontro con i 21 comuni del GAL, proprio per condividere la metodologia di lavoro e anche per iniziare a fare alcune scelte che evidentemente coinvolgono tutti i vostri territori. E quindi ci sembrava opportuno fare proprio una riunione solo con voi prima di passare alle riunioni d'area che abbiamo suddiviso in tre ambiti: Val Vibrata, Val Vomano e Val Tordino. Quindi questa sera noi presenteremo con il supporto dei consulenti Smeralda Tornese e del project manager del turismo Valerio Cavallucci, presenteremo il percorso che ci siamo dati per arrivare appunto a questa riunione. Percorso che è stato fatto di un'analisi, di una successiva proposta progettuale e che dovrà poi delinearsi in questi itinerari che saranno la base di partenza per tutta l'operazione dell'ambito tematico, perché sulla base di questi itinerari poi verranno fatti degli investimenti, quindi dei bandi a favore di voi, amministrazioni pubbliche, ma anche a favore dei privati. Il GAL si è posto l'obiettivo di promuovere un sistema turistico locale sostenibile e la misura chiave attorno a cui ruota questo obiettivo è esattamente la creazione di una rete turistica sostenibile che è stata denominata Tour Terre Verdi Teramane. Alla base di questa scelta ci sono sostanzialmente tre valutazioni. La prima, la fascia collinare, quella che ci interessa, cioè quella che coincide con le tre vallate della Vibrata, del Tortino e del Vomano, è a ridosso dell'area costiera e quest'area costiera, dal punto di vista turistico, è l'area più importante della regione Abruzzo, è quella che ha l'offerta turistica quantitativamente più rilevante. La seconda considerazione. Quest'area collinare ha una serie di potenzialità turistiche in termini di risorse di ottimo livello, e qui parliamo di paesaggio, di patrimonio storico-culturale, di enogastronomia, ma queste potenzialità al momento, sia in termini di ricettività, sia in termini di servizi, sono sfruttate ad un livello ancora inadeguato. La terza considerazione è che quest'area collinare ha una importantissima funzione di raccordo tra il mare e la montagna, quindi tra l'Adriatico e il Gran Sasso, tra la costa e l'area interna, quindi la costa, il capoluogo, i centri montani. E l'altra leva fondamentale
e l'integrazione di diversi fattori, di diverse risorse, il paesaggio, la storia, la cultura, le produzioni di eccellenza, l'enogastronomia. In un'espressione, volendo sintetizzare, si tratta di costruire un'offerta turistica che è quella del turismo lento, interessato a scoprire il territorio, a comprenderne le risorse, a scoprire le sue aziende, ad acquistare i prodotti del territorio. Assoluta necessità. Il bisogno di coinvolgere appieno tutto il territorio, di avere protagonisti gli attori locali, quindi di avere realmente una impostazione di sviluppo dal basso. E quindi la scelta necessaria è quella di condividere il progetto di sviluppo turistico sostenibile. Una condivisione che deve avvenire sia in fase di progettazione, sia in fase di attuazione. Una condivisione che deve diventare vera e propria mobilitazione, cioè protagonismo attivo degli attori locali e in questo senso introdurre il concetto di rete. Un quadro che potremmo dire di competitività sempre crescente, sempre più globale, no? Lo stiamo vedendo sotto i nostri occhi e voi come amministratori anche a con maggior focalizzazione sul vostro territorio. Si è chiamati a seguire quelli che sono gli orientamenti in generale, le tendenze del mercato, riflettendo che cosa? Su quelle che sono o possono essere anche le risorse distintive dell'area in cui si vive, si opera, si lavora, che possono però esercitare un appeal importante per tutti quei potenziali viaggiatori. Infatti non è un caso che l'obiettivo anche del lavoro che sono come consulente del GAL ho realizzato è proprio quella capacità anche di creare degli scenari avendo anche uno sguardo diverso, no? Parafrasando un pochettino Proust, no? Quindi l'obiettivo di riappropriarci parte anche dei nostri luoghi che di fatto è diventato necessario, tant'è che poi è il filo conduttore di tutto il lavoro che ora vi mostrerò, no? Questo lavoro di lettura poi del territorio del GAL, che in termini tecnici può essere definito come un approccio place-based, caratterizzato da che cosa? Dalla conoscenza di tutte le specificità del territorio, e qui il territorio del GAL è rappresentato appunto dai 21 comuni e da voi anche amministratori, al fine di raggiungere che cosa? Una domanda crescente, sempre più crescente, di risorse culturali, ambientali, paesaggistiche, con itinerari che potrebbero anche andare fuori dai sentieri battuti. Quindi lo studio realizzato per il GAL ha avuto l'obiettivo quello di portare anche ad evidenza il potenziale del territorio, puntando su che cosa? Sui valori di autenticità e unicità che sono propri dell'area di analisi, no? Andando incontro anche a quello che diceva prima Valerio sull'individuazione di elementi che possano poi essere da volano, far da volano per le ulteriori azioni previste dal GAL. Quindi una delle necessità espresse anche dal GAL è stata quella proprio di tracciare anche una rete, no? Un sistema a rete che fosse in grado di favorire lo sviluppo turistico dell'area, che costituisse poi il valore aggiunto per l'intero territorio. E quindi lo sviluppo poi di una rete appunto di itinerari che possa garantire anche un'interazione di sistema. In particolare gli itinerari che qui
Vedrete suddivisi e poi vedremo anche una suggestione di questi, vedeteli come dei fili che intrecciandosi proprio tra di loro daranno vita a che cosa? Ad una trama strutturata e molto complessa anche in ottica di un lavoro dinamico e aperto ai vostri futuri apporti. Quindi che è così che sulla base poi dei diversi tematismi nascono le suggestioni di visita, no? Tant'è che si parla di percorsi sulle orme della fede, piuttosto che per quanto riguarda l'enogastronomia, questo legame con i borghi e il paesaggio e quindi il sapere e i sapori anche del territorio, piuttosto che storia e cultura negli itinerari appunto più legati alla scoperta del Medioevo, ma anche al mondo delle antiche tradizioni ed infine natura e vacanza attiva che permette di scoprire il territorio del Galle in maniera molto lenta attraverso poi il sistema di mobilità con il bike sul quale appunto la regione sta puntando molto e sul quale molti comuni hanno fatto poi degli investimenti per agganciarsi delle ramificazioni delle trame che possono poi portare a delle integrazioni appunto con tutto il territorio del Gal, Terre Verdi Teramane. Emerge dallo studio del territorio e l'integrazione che può essere realizzata proprio sui percorsi e tra i percorsi, no? Che sono naturalmente idonei a rappresentare quelle che sono le motivazioni di scoperta dei luoghi.